Ciao, sono Kirsty Mickey di Nine Nails. In questo video vi mostrerò un design con della polvere olografica e cromata. Come vedete, su queste unghie a stiletto ho già applicato una base. E al momento sto rimuovendo lo strato di dispersione con una salvietta in cotone pressato. La salvietta però deve essere asciutta, non dovete applicarci sopra della soluzione per residui di gel, altrimenti quella soluzione rimuoverà tutto e l'olografico non si attaccherà all'unghia. Qui ho l'applicatore per ombretti che uso per applicare la polvere cromata sull'unghia. Per strofinarla invece preferisco usare il mio dito, anche se potete usare questo applicatore se volete. Vado a strofinare bene con il mio dito, perché penso che dia un effetto migliore e penso che renda tutto molto più piatto. Ora vado a fare la stessa cosa anche sull'altro dito. Ora vado ad applicare il top coat, poi vado a catalizzare nella lampada. Quindi ora vado a fare la stessa cosa, quindi vado a rimuovere lo strato appiccicoso con una salvietta asciutta. Il secondo strato sarà ancora più olografico. Ora vado a sigillare il tutto con il Mega Gloss, perché questo è lo strato finale. Volendo potete anche sigillarlo con il Top Coat Urban Graffiti. Questa è la soluzione Wipe Off per residui di gel e la uso giusto per pulire attorno con un pennello e per ripulire bene la zona cuticola dal pigmento. Penso anche che in questi casi sia sempre meglio chiedere alle clienti di lavarsi le mani. In un video precedente vi abbiamo già mostrato come fare un fiocco 3D, quindi adesso andiamo a realizzarne uno olografico, ma se volete vedere come preparare il fiocco potete andare a guardare quel video perché adesso andremo a fare semplicemente la parte olografica. Ecco voi il fiocco che ho realizzato, e adesso andiamo a fare la stessa cosa che andrei a fare con un'unghia per renderla cromata. Quindi vado ad applicare il top coat su tutto il fiocco, ma non dovete usarlo in uno strato spesso, altrimenti toglierete tutta la definizione. Ora vado a catalizzare nella lampada. Ora vado a strofinarlo per bene con una salvietta in cotone pressato per rimuovere lo strato di dispersione. Ora ci andiamo a spennellare sopra del cromato. Ora vado a prendere un pennello asciutto per fare le rientranze. Poi vado a fare un secondo strato di top coat e anche questa volta non deve essere troppo spesso. Fate uno strato bello sottile e poi andiamo a catalizzare. Ora vado di nuovo a rimuovere lo strato di dispersione.
Poi vado ad applicare dell'altro cromato sul fiocco. E poi vado a sigillare il tutto con il Mega Gloss. Anche in questo caso dovete farne uno strato sottile, perché più gel mettete e meno il vostro fiocco sarà definito. Poi catalizzate. Vado a far aderire questo fiocco all'unghia con dell'acrilico trasparente. Siccome penso di averne messo un po' troppo, ne rimuovo un po'. Lo applico sul retro dell'unghia ed è davvero carino. Non mi aspettavo che fosse davvero così bello. Ora vado ad applicare un po' di acrilico sotto il fiocco per fissarlo meglio. In questo modo non sarà visibile, ma darà supporto. Ora vado a finire entrambe le unghie con un po' di olio per cuticole. Ed ecco a voi delle unghie olografiche con fiocco olografico. Non penso che avremmo potuto farle più luccicanti di così. Lo adoro, sono davvero davvero soddisfatta. Quindi non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale, di seguirci su Facebook e su Instagram. E non dimenticatevi del mio Snapchat che è KirstyNails, aggiungetemi. Trovatemi su Facebook e tutto il resto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!